Non serve, però aspettiamo tanti tifosi a Carrara, che dici? Per finire in bellezza. E l'invito di Moscardelli, che con un gol ha deciso il derby con il Pisa, si tradurrà probabilmente in un nuovo esodo amaranto a Carrara. La salvezza dell'Arezzo dopo l'1-0 ai nerazzurri passerà da dentro e soprattutto fuori dal campo a una giornata dalla fine. Infatti pro Piacenza e Arzachena sembrano matematicamente salve, ma ancora pende il verdetto sul doppio ricorso dell'Arezzo contro i 2-6 e i deferimenti di Gavorrano e pro Piacenza. Ci sarà poi comunque da vedere alla fine la distanza che separerà il Prato dal quart'ultimo posto oggi dell'Arezzo. Fosse superiore agli 8 punti, l'Arezzo sarebbe comunque salvo a prescindere dall'esito dei ricorsi. L'Arezzo fa il suo dovere con il Pisa, come aveva fatto già con Siena e Livorno, matematicamente in Serie B. Il gol di Moscardelli nella ripresa regala ancora la speranza di evitare i play-out. Merito di tutta Arezzo, sinceramente, perché tutte le componenti, voi i tifosi, noi non abbiamo mai mollato. Adesso questa società finalmente, c'è una società solida, vera, seria, e siamo riusciti a fare qualcosa che poco tempo fa era assolutamente impensabile, ma noi ci abbiamo sempre creduto. Anche dopo Prato le possibilità erano minori, però ho sempre detto che dovevamo vincere questa gara qui e vedere cosa succedeva. Adesso sono aumentate le possibilità. Se ci riusciamo bene, altrimenti ci rimbocchiamo le maniche e ci prepariamo per i play-out. Però è già un grandissimo successo per noi. Abbiamo fatto 49 punti, ragazzi. 49 punti. Una vittoria che arriva nel giorno in cui la società sportiva Arezzo, davanti al notaio, ha rilevato la società. Dal 5 maggio, dunque, scatterà ufficialmente la nuova era, la Cava Anselmi. Giornata eccezionale per noi. La squadra ha dato il massimo, come al solito. Risultati dagli altri campi ottimi. Adesso speriamo anche che il Tribunale ci ridia qualcosa. Oggi abbiamo acquisito la società e quindi tutto sta andando velocemente e molto bene, quindi speriamo che continui così. Il suo passaggio dal punto di vista economico, sappiamo la scadenza del 4 maggio di 200.000 euro e da quella scadenza la società realmente diventa nostra, e quindi adesso abbiamo questa nuova scadenza e dopo potremo partire alla grande. Se sta squadra continua così, speriamo di, come dici te, salvarci direttamente. Chiaramente noi stiamo comprando una società in Lega Pro e vogliamo che la squadra rimanga in Lega Pro. Io faccio sempre il confronto con Vicenza, dove c'è un'asta fallimentare che dice che se il Vicenza non rimane in Lega Pro ridanno i soldi di chi ha comprato la società, quindi, che mi sembra una cosa equa, però vabbè, qua ormai è così, voglio solo pensare all'Arezzo che rimane in Lega Pro.